Il Portogallo è davvero un paradiso fiscale in piena Unione Europea e non solo da un punto di vista fiscale, sembrerebbe quasi che sia un paradiso fiscale classico, considerato che da un punto di vista turistico, da un punto di vista naturalistico e paesaggistico è, voglio dire, niente, non ha niente da invidiare ai piccoli paradisi fiscali, alle isolette del Pacifico e dell'Atlantico, ma è davvero così, te lo dico tra un attimo. Il Portogallo oggi è senza dubbio una delle mete turistiche più attraenti d'Europa, se non del mondo. È per il terzo anno consecutivo Lisbona è la città più visitata al mondo, probabilmente. Da un punto di vista fiscale, il Portogallo non c'è dubbio che dal 2009 ha cambiato marcia e questo lo testimoniano anche la recente, anche se lenta, ripresa dalla crisi economica e l'aumento delle entrate tributarie. Nonostante, non lo dimentichiamo, il sistema portoghese, il sistema tributario portoghese per i residenti, o meglio per i portoghesi, non è assolutamente blando. Le aliquote, sia per quanto riguarda la società, per quanto riguarda la corporate income tax, sia per quanto riguarda la personal, sono piuttosto elevate. Direi che sono assolutamente in linea con quelle degli altri paesi occidentali, quindi Spagna, Italia, Francia, Germania, eccetera, eccetera. Il Portogallo diventa però sicuramente attrattivo e a determinate condizioni può addirittura diventare un paradiso fiscale per chi si trasferisce, per i neoresidenti, perché il Portogallo sfrutta, ha adottato, ha come dire, copiato anche per certi versi il regime dei non-domiciled, che è un regime che, come voi sapete, viene utilizzato nelle giurisdizioni di common law di lingua inglese anche all'interno dell'Unione Europea e non solo, lo ritroviamo come ben sapete in Inghilterra, a Malta, in Irlanda e a Cipro solo all'interno dell'Unione Europea. Anche l'Italia in realtà ha adottato dal 2016 come dire, un regime che strizza l'occhio ai non dom, quindi ai nuovi residenti fiscali, quelli che dall'estero si trasferiscono in Italia, però, come dire, l'Italia si è focalizzata su redditi particolarmente elevati. Il Portogallo è stato più intelligente da questo punto di vista, ha allargato il tiro e ha cercato di attirare molti più investitori, molti più contribuenti, sia all'interno dell'Unione Europea sia all'esterno di essa. Infatti esiste sia una Golden Visa, cioè la possibilità di ottenere la cittadinanza, nonché la residenza fiscale per i non appartenenti all'Unione Europea, ad un costo, diciamo, che si aggira intorno al mezzo milione di euro. Molto più semplice invece sfruttare il regime fiscale di favore, di vantaggio per i residenti, i cittadini dell'Unione Europea. Questo sia per la libera movimentazione delle merci e delle persone che è garantita dal Trattato di funzionamento sull'Unione Europea e sia perché obiettivamente per quanto riguarda la legislazione portoghese non ci sono grosse barriere all'entrata. Quindi il Portogallo può essere un paradiso fiscale di nome e di fatto, perché come dicevamo anche turisticamente e paesaggisticamente è una meta molto interessante da girare a fondo. Per quanto riguarda invece il caso che ci interessa di più, cioè per quale tipologia di contribuenti il Portogallo oggi può essere considerato un paradiso fiscale, io vi direi senza dubbio per le libere professioni su tutte e per i pensionati. Per i pensionati non è un segreto che esista un regime di favore che lordizza, cioè detassa completamente la pensione se percepita una volta assunta la residenza fiscale nel territorio. Per i lavoratori autonomi esistono una serie di categorie che sono descritte all'interno del decreto portoghese emanato, se non sbaglio, proprio nel 2009 in concomitanza con il nuovo regime, quello dei non habitual resident, tale per cui queste particolari categorie di professionisti, tra cui quella per esempio dei tax advisors, degli avvocati, insomma, di coloro che abbiano degli skills quantomeno riconosciuti all'interno dell'Unione Europea, è possibile ottenere una detassazione dal reddito di fonte non portoghese per circa 10 anni, quindi l'agevolazione è importante, è un'agevolazione massiccia direi. Quello che viene tassato secondo le aliquote locali fino al 20% sono i
sono i redditi di fonte portoghese, quindi se io tax advisor ho clienti portoghesi che mi pagano al Portogallo, evidentemente pagherò il 20%, se ho clienti invece nel resto d'Europa, allora a quel punto quel reddito sarà di fonte non portoghese e non verrà tassato. Quindi sicuramente pensionati, sicuramente lavoratori autonomi e determinate categorie di impresa. In realtà anche i passive income come le royalty e i dividendi, gli interessi possono raggiungere questo livello di esenzione. Sempre per 10 anni, l'arco temporale che garantisce l'esenzione è sempre quello dei 10 anni, quando si rientra in questo regime che si chiama NHR, cioè non habitual resident. Ora però non tutto è oro quel che luccica, che cosa vuol dire? Che la possibilità sia di aderire all'NHR sia di sfruttare a schemi di pianificazione fiscale che mi permettino di raggiungere mi consentano di raggiungere l'esenzione per 10 anni, non è di immediata applicazione, non è di estrema facilità. Prima di tutto, non è detto che noi che veniamo riconosciuti, che ci venga riconosciuta l'inclusione nell'NHR da parte dell'amministrazione finanziaria, dell'amministrazione fiscale locale, anche se chiaramente i requisiti non sono difficili da incontrare, è più difficile però arrivare a una detassazione completa di un reddito di impresa oppure di un reddito da passive income come i dividendi e le royalty, perché ci sono determinati requisiti che devono incrociarsi. Non ci dimentichiamo che il Portogallo fa parte dell'Unione Europea, quindi per quanto voglia agevolare, per quanto possa provare ad agevolare, ad attirare investitori esteri, nuovi contribuenti, la creazione di nuovi contribuenti, deve fare comunque i conti con le regole anti-abuso implementate dalle varie direttive, oggi la ATAD 1 e la ATAD 2 all'interno dell'Anti-Tax Avoidance Directive all'interno dell'Unione Europea. Quindi ci sono delle regole che vanno rispettate e ci sono anche delle SAR, cioè delle specifiche anti-abusive rule, cioè ci sono delle norme anti-abuso che si vanno ad aggiungere a quelle richieste dall'Unione Europea, per cui anche in Portogallo esiste un problema di estrovestizione quando l'amministrazione di una società estera effettuata all'interno del Portogallo. Anche e soprattutto esiste un problema di CFC e un problema anche di blacklist. Il Portogallo ha una lunga blacklist con una serie di giurisdizione nei confronti delle quali poi diventa difficile una pianificazione, un'esenzione dal reddito se vengono utilizzate dal contribuente che si trasferisce in qualche modo in Portogallo. Ok? Quindi facciamo molta attenzione quando ci dicono che il Portogallo è un paradiso fiscale. Diciamo che lo è per metà, lo è sicuramente per determinate categorie di contribuenti, non lo è per molte altre. Soprattutto facciamo molta attenzione a quella che è l'implementazione, l'esistenza di eventuali trattati in essere tra il paese da cui vogliamo trarre la fonte del nostro reddito ed il Portogallo, perché a seconda dell'esistenza o meno di un trattato potrai ottenere l'esenzione oppure no. Quindi, come vi dicevo, la questione è complessa, va approfondita sicuramente con un pianificatore fiscale, ma sicuramente anche con un commercialista locale, perché la normativa non è semplice. Diciamo che è un paradiso fiscale a metà. Ciao, sono Luca Taglieratela e sono il primo tributarista internazionale ad aver introdotto in Italia i principi della Flex Strategy. La Flex Strategy è una strategia di pianificazione fiscale che parte da un principio, da un assunto piuttosto banale, cioè sfrutta i vantaggi della globalizzazione per azzerare le tasse. Banale perché è alla portata di tutti, banale perché basta davvero allungare la mano, il braccio al di là del confine italiano per trovare tutta una serie di strumenti che possono non solo portare la tassazione del tuo business, ma anche del tuo gruppo fino addirittura allo 0%, ma anche proteggere il tuo patrimonio e regalarti vantaggi finanziari oltre che fiscali che non avresti mai immaginato. Se vuoi saperne di più, iscriviti al mio webinar gratuito che trovi nel link in descrizione qui sotto. Ti porterò tramite un webinar della durata di circa 40 minuti all'interno dei contenuti di Flex Strategy, il primo corso dove ho concentrato tutta la mia esperienza e tutti i contenuti raccolti in questi ultimi 15 anni di attività. Ti porterò lungo questo viaggio e ti farò capire esattamente che cosa può fare la Flex Strategy per te,
te e quali sono i pilastri da applicare immediatamente, in quale sequenza temporale per raggiungere il massimo del risparmio fiscale e il massimo della protezione personale, patrimoniale e finanziaria. Noi ci riveniamo nel webinar gratuito. A presto!